bentornati ragazzi in questa nuova challenge. Oggi ovviamente abbiamo la ruota che mi accingerò a girare fra qualche secondo. Che hanno denominato ruota della tortura, non più della fortuna, perché effettivamente andremo a torturarci con questa ruota. Oggi mangeremo una cosa buonissima, ci siamo spostati sul salato, perché il dolce è giusto alternarlo per esperienze passate. Assolutamente. Quindi abbiamo recuperato dal caro nostro amico Eurospin le stuzzichine a gusto bacon, ovviamente. Com'è che si chiamano quelle originali? Croccantelle. Vabbè, nel titolo tanto vedete okay. Croccantelle. Stuzzichine a gusto bacon, senza olio di palma, perché c'è scritto. 6 confezioni pratiche, da 210 grammi totale, per il totale di circa 888 kcal. Non è neanche malissimo, abbiamo tipo 23 grammi di proteine, 24 grammi di grassi e un centinaio di grammi di carboidrati, ma... niente. Quale sarà la cosa dannosa di ste cose, Ale? Il sale è altissimo, beh. Però vabbè, dai. Adesso vediamo di grave. Se ci capitano acqua, non abbiamo acqua per tutta la sfida. 7 grammi di sale, 7.2 grammi di sale per tutta la competizione. È tosta. Dimmi te, quando vuoi parto. Allora, vai. Vediamo di che morte dobbiamo morire. Gira malissimo sta parte. Oh, figa, bendati. Questa è la prima volta che ci capita. No, ci sta, ma... come fai a farla? Ricordati che abbiamo l'acqua. Usiamo la mascherina. La parte quella del ferretto la mettiamo sempre sul naso, ma al contrario. Ma si respira? Che spero di sì. Allora vedere in un momento. Fai aderire la mascherina sul naso, quindi io sotto non vedo niente. Che mi sembra di essere Batman. Dov'è l'acqua? Io qua la vedo. Di malefico. No, aspetta, è terribile. Dobbiamo farla prova. L'acqua, no, è terribile. Ale. Mi viene l'ansia. Aspetta. Cazzo. Dobbiamo fare la prova a vedere se ci vedo e se ci vedi. Toglitela un attimo, perché sennò poi sembra che variamo. Figa, non vedo l'acqua, sembra che variamo. Sennò sembra che variamo. E allora, aspetta. Trovami le croccantelle sul tavolo. Ok, l'acqua è qua. Ma che non è, ma sei stra disorientato. No, prova a tirarmi tipo un pugno per finta. Un pugno per finta? E non niente di... Non è nulla di pesante, è una chiavetta USB, però questo dimostra che... Dove c'è? Vedi, non trova neanche la chiavetta USB, è qua. Benissimo. Allora, test, direi che la tua mascherina è buona, ma anche la mia, non stiamo a testarla perché effettivamente... La mascherina funziona. Cioè, io non vedo un cazzo, vedo tutto buio, mi sembra di essere... Sento l'aria adesso. Ok. È scorreggiato? No, vieni al volo. No, paura, sentite che mi copre le palle. Va benissimo così, abbiamo capito che non si vede niente. Ripetiamo la regola di questa sfida. Bendati, dobbiamo andare a prendere le stuzzichelle, aprire esatto. Ogni singolo pacchetto e mangiarle nell'ordine che più preferiamo, nel più breve tempo possibile. Esattamente. 3, 2, 1, via. Però abbiamo l'acqua, abbiamo le due mani. Fortunatamente abbiamo l'acqua. Guarda che devo fare una bella organizzazione. Sai che ti gira la testa senza avere gli occhi? Sì, non sai come cazzo sono. Non sai neanche come mangiare. Io ho fatto un'esperienza anni fa al dialogo nel buio. Mi sa che l'hai fatta insieme a me. E dovevi andare nel bar a prendere le cose. Ma è assurdo, perché tu cerchi di infinocchiare il tizio. Cioè, l'infinocchiare, non sai che moneta sto usando, in realtà paghi al bar, figo. Sono più buone con gli occhi chiusi di sopra. Miranda, figa! Il raschia con... Con dure. Ogni idea. Andiamo. Prevedo palato a pezzi. Quanti cazzo ce ne sono in un pacchetto? Non lo so, in tanti. Intanto metter giù l'acqua non lo trovi più. Sono dure. Non è facilissimo da mangiare. Cazzo, figa. Giusto per sapere, quanti pacchetti hai mangiato? Tutto il piatto. Porco due, adesso è finito? No, per il piatto.
Comunque sono indietro di brutto. No, più che altro ho uno dei due cani con il cono e non vorrei che abbia spostato la fotocamera. Non lo sai che. Vai, figa! Vuoi l'acqua, via! E che pacchetto sei? Al terzo! Tu? Sto prendendo ora il quarto. Che tocca, mi ha sbavato il piede, più buono! Questa anche non da bendati è una sfida per la tocca. Sento le labbra che si stringono da stare. No, io no. Adesso la va a prendere il cane questa. Ha pure di masticare. Ho anche un orecchio tappato. Sto perdendo l'orientamento. Sì. A me non si è tappato l'orecchio, ma non capisco un cazzo. Ti guardo ancora due. Ho il pastone. Io c'ho l'ultimo ora. Un cazzo di potere dei glutti tibiali. Mozzicato. È finito? Finito. Tu finisci, continua. Minchia, sono un po' schiuma in bocca, ho finito anche l'acqua, cazzo. Minchia, mi sono morsicato all'interno del labbro. E un altro pacchetto. Ma sì. Questo è tuo. Ma no, li ha finiti, dai. Boh. Che cazzo? Ma dai, ma metti. Sei tu che me li butti di qua. Madonna mia. Ma il palato è tutto spaccato. Anche le gengive. Anche le gengive in fondo. Come si aspettava, appunto, ho tutto il palato a pezzi, le gengive anche Ale, cioè fanno un male cane. Oltretutto, essendo molto salato, tutto il sapore del sangue e il bruciore che viene amplificato, è bastardissima sta cosa. Sì. E ho una sete assurda, cioè mi berrei un altro litro, mi sono appena fatto fuori 800 ml così. Ma la vera domanda è, quando noi stavamo registrando, i cani, ecco appunto, che è lì sotto, avranno spostato la telecamera? Probabilmente sì, perché vedo che c'è inquadrata tutta questa parte fino qua. Vabbè, tanto io mangiavo qua, quindi... Ah, figa, c'ho la bocca squarciata. Se fate questi tipi di sfide, fatelo esattamente come l'abbiamo fatto noi, prendendo lo stesso prodotto e fatelo bendati. E soprattutto condividete con i vostri amici e suggeriteci altri alimenti da portare con queste nuove sfide. Anzi, vi dirò di più, vi piacerebbe vedere delle sfide con qualcuno, perché noi stiamo pensando che potrebbe essere un contenuto abbastanza divertente. Qualche youtuber che avete voi nel vostro elenco di iscrizioni, iscriveteli, andate da Palestrante Affamati a fare la sfida e noi lo accoglieremo qua. Sarebbe davvero figo, a parte che non ci stiamo su un tavolo così, dovremmo farlo su un bel tavolo. Vabbè, giù ce l'ho a tavolo. Molto divertente, quindi... Al prossimo video, ragazzi!